siamo, signori, ultima puntata, anzi penultima puntata in realtà, perché l'ultima arriverà tra circa un mesetto, quando uscirà su Real Time. Esatto. Aspettiamole poi. Oggi la scelta, quindi scopriremo la scelta finale delle nostre due coppie sopravvissute. Prediction? Due no. Due no. Tre no. Lei vuole prendersi il no, che già sappiamo, non esatto, vale. Ci sta, io vi ricordo di lasciare un like per sostenere comunque il canale, di iscrivervi se non lo siete, di commentare. Ci sono un sacco di serie da recuperare se non l'avete vista. Serie che stanno arrivando, sta per arrivare il contadino cerca moglie, non so se uscirà. Prima questo, quindi okay. Possiamo proprio dire, ragazzi, sta per arrivare il contadino. Esatto, ovviamente noi già lo stiamo facendo su Twitch, quindi vi ricordo che potete venire a vederlo in live insieme a noi dal lunedì al venerdì in live su Twitch. Okay. Detto questo, bando alle ciance, andiamo a vedere com'è finita sta lagna. Vai! Oh, canetto! Ma siamo ancora nella villa. Oh, le anatre! Ho portato la colazione. Ma sai che loro forse non sì? Sono più sì per loro che sì per gli altri. Questa musica drama. Stiamo arrivando al momento. Questa è la stanza tre conigli, quindi chiavi tantissimo. Cioè, è proprio la stanza dove. Che mi sono provato a schiacciare il groove, ma mi sono fatto malissimo. Io dormirò sempre col pigiama. È chiaro? Guarda che tra un po' c'è una scelta. Guarda che tra un po' glielo devi dire ai tuoi genitori. Cioè, ma forse è finito il programma. Ma questi poi non hanno neanche fatto fighi fighi. Che ne sappiamo? Forse adesso. Te puoi mettere la roba? Io fa una foto tutto il giorno che ci penso là sotto. Che faccio una foto? Io sto pure dicendo che carino, vuole farne una foto. E invece. Che del qua? Andata a Dubai, Ti sei divertita? Anche lui. Anche lui. Oh, Ronaldo. Oh, Insigne, tutto a posto? Come va la partitella? Così. Gratuito. Iniziamo dal nostro? Vai. Va bene. Che palle, ma si scambiano gli album. Devono riempire, Lu, manca una coppia. Ho capito, ma. È proprio piacevole vederle insieme. A me spiacerebbe se non dovessero andare a finire insieme, ecco. Per questi maledetti blocchi di lei. Ah, te ne sei accorto anche tu? Sì, infatti, lei ha rotto il cazzo con sti pin. Sì, ma è già il puck. Sì, è già il puck. Lui è molto paziente con me. Perché io subito sono stata chiara, no? Guarda, sei diversissimo da me. Vabbè, ma che pazienza ci vuole? Cosa dovrebbe fare lui? Infatti. Dice, io proverò a tutti i costi in questa esperienza a conquistarti. Lui è determinatissimo sotto questo punto di vista. Sì, ma prima o poi si romperà le balle. Dai, fai anche del tuo. Io sogno un no di Alex. Sarebbe bellissimo. Un sì suo e un no di Alex. Potrei volare. Lui è proprio bravo. E poi è buonissimo. Un ragazzo. Ha un cuore. Non so se l'hai visto. Cioè, no, si vede, subito. Arriva prima il cuore di lui. No, non ma piace. Non basta quello. Noi vogliamo quello che ci tiene destro. Mi tratta bene. Mi fa stare bene. Cioè, ma non è un chirurgo. Per la me è un chirurgo. Per il brufolo. Non si deve fare la faccia per un brufolo. Mi pare una spesa esagerata. Ho due bocche. Devo stare così. Di conoscenza avrei, si vede. Avrò sempre fame di conoscenza, soprattutto per ma quando arriva il la persona giusta, cosa fai? Io avrei voluto l'intervento di uno degli psicologi anche qua, però. Sì, secondo me è nata ormai. Quando si beccheranno. Però cazzo. Doveva farlo prima. Lui all'inizio ha sofferto anche un po' questa disparità. Ma sei tu l'unica che soffre la disparità, perché sei l'unica che la vede. Sì, sì, per me c'è. Ma non c'è, cioè lei che non pensa c'è, che c'è. Non c'è, capito, c'è perché lei in ogni caso non si sentirà sempre comunque. Per i suoi atteggiamenti e i suoi comportamenti c'è. Di sangue blu. Ma in realtà non c'è. Non c'è. Ho deciso di non continuare a scoprire ogni mano le carte, ma di fare qualche partita a carte coperte anche io. Sarebbe anche ora in realtà. Una cosa sua, una sua famiglia. È importante. E che tu vuoi a fianco un uomo realizzato. Ma io non ho capito però, perché lui non dovrebbe essere realizzato in ambito lavorativo? Cioè, ma lei vuole stare con uno che è improprio solo? Capisco. Devi per forza avere un'attività? Cioè, lui è dipendente, non va bene? Se non fossi andata oltre, se mi fossi soffermata i primi tre giorni, io sarei in crisi come te adesso. Lo capisco perché è il programma, ma non capisco perché vogliono a tutti i costi convincerlo. Perché intanto lei si sente... Perché credono che sia quello giusto. Se lei smettesse di sentirsi superiore, si sbloccasse. Sarebbero bene insieme. Quando tu vedi me e lui, tu cosa vedi? Non vedi una diversità? Vabbè. None! Raga, cioè, ma lo vedete che ho ragione? Continua a darmi ragione. Tu hai ragione, perché è lei che si crea questa cosa qua. Ma non è che si crea. Ma non c'è! È lei che se la crea, perché non esiste questa disparità. Ci sarà sempre, fa parte proprio di come siamo strutturati noi, cioè la cosa della casta, delle caste. Sì, ma lei che cazzo di casta è? Una ginecologa, non è una chirurga raga, generale. Non è
non è una casta. La regina Elisabetta. Che cazzo, non è la regina, Dio. Ma la ginecologa, sì, per Dio. Ma intanto è così. È così, punto. Inutile che ci giriamo intorno. Non starà mai con un operaio. Hai capito? Non starà mai con un operaio. Sì, ma non ha senso questa cosa qua. Che lei. Vabbè, che non abbia senso. No, l'ostetrica, fa l'ostetrica. Non è servito anche a te parlare con me? Sì. Oh, vuole un primario, non un operaio, vedi? Cioè. Sì, ma lei non lo è. Lei vuole un ceto più alto del suo. Sì. Non vuole il suo stesso ceto, perché il suo stesso ceto non è un primario. Lei esatto. Si sente di un ceto diverso. Si sente, ma non lo è. Sempre. Ma che non lo sia. Non ce ne strabatte una minchia. Ci si interessa solo quello che lei pensa. E pensa sì, sì, lei pensa di essere di un ceto e più alto. E non lo prenderà mai. Morta a casa, sicuramente è una complicità ritrovata. Poi la felicità di aver visto Michele felice. Poi stiamo vedendo solo dalla parte di lei. Ma vediamo dalla parte di lui. Ma è lui che non deve stare con lei. Sono stati invitati a pranzo dal papà di Alex. Ok. Ma lui mi ha conquistato sin dall'inizio. Perché lui non è tamarro, coatto? Che io vedendo dalla mia esperienza, posso essere vostro padre, insomma, diciamo. Sei suo padre. Nel senso. Pure lui è impegnativo, però, eh? Lui totalmente escluso dalla situazione. Cioè, da di fuori non ci vedi diversi, te. Ancora. No, vabbè. Che palle. Ma basta. Adesso io ti dico cosa pensa lei. Si sta facendo tutti gli esempi nella sua testa. Quando ci sarà la festa con tutti i primari, ma posso portarmelo? Che figura ci faccio? Per me il completamento è la mia realizzazione personale, professionale. Ma va benissimo. Allora, dobbiamo scindere i discorsi. Va benissimo, ok? Puoi fare quello che vuoi. Nessuno può dirle qualcosa. Non ti sposi. Lui frequenta un ambiente che non proprio no, io non c'entro. Quando sei libero. Io mi sono assegnato. Minchia, mi dà fastidio. Cioè lui frequenta l'ambiente di Francesco, tra l'altro, perché sono amici. È vero. Gente semplice. Ma lui si merita una più semplice. Ma raga, ma io sto pensando a lui. Lui si merita una più semplice. Sì. Lui non è dottore. E lui è un operaio. Cosa c'è di male? A livello di carriera e quindi professionale, quindi mi sono molto focalizzata su quello. Hai sbagliato programma, diglielo. No, però io voglio un uomo, Robè. Cioè non voglio un uomo, non voglio una persona che... Minchia, ma lui sta lì zitto. Ma digli qualcosa. Ma digli qualcosa. Ma forse no. Io voglio un uomo. Ma questo è uno che lavora comunque. Che vive da... Cioè che... Ma è bello. Ma perché... stiamo parlando. Ma vedete che mi state dando ragione. Ma hai sempre avuto ragione, cioè, non abbiamo mai detto che mi torto. Questa frase è gravissima. È io voglio un uomo. Cioè sostanzialmente ha detto implicitamente che per lei lui non è un uomo. Io te lo dico qua, lui deve dire no. Assolutamente dovrà dire no dopo, perché minchia, se no mi incazzo. A me l'unica cosa che viene a pensare è che ci siano magari delle cose che noi non sappiamo. Magari lui è uno che va tutte le sere a far feste, sempre embriaco, non lo so. Vabbè, ovviamente noi giudichiamo sempre quello che vediamo. Ma lei sta dicendo che lui non è un uomo perché fa l'operaio e non ha un lavoro dove è realizzato. No, sentiamo perché cosa questo dici. Sta dicendo lei. Non voglio una persona che diventa uomo insieme a me. No, perché io sono donna, Rubè. Ma come guarda il figlio, come dire, toglitela dai coglioni. Questo è lo sguardo di un padre che dice: per favore, scappa. Di no. Nell'ambiente tuo puoi anche trovare. Ma perché non l'hai trovato? Diglielo. Ieri ero molto invasa dalle emozioni. Avevo tante emozioni contrastanti. E dice sì, perché ci hanno fatto tutta sta premessa per far vedere che è cambiata. E poi invece non staranno insieme nel poi. Un po' paradossale questo discorso qui, perché non sono così lontani dal punto di vista economico e sociale. È quello che ho detto io. Eh sì. È quello che dico da otto puntate. Se lei si crede così, non la togli da sta roba. Non la togli. Cosa ho trovato? Ha bisogno di una persona su cui poter contare e di cui fidarsi. Perché hai fatto così? Perché hai detto che non ti fidi di lui. Quando mi renderò conto che tu avrai un minimo di fiducia in me, allora cancellerò questa bella X. Lui è molto maturo comunque. Lui ha sbagliato solo una cosa in tutto il percorso. Quella frase lì che ha detto... Sì, che se il sesso andava male. Amici. Mi sarei aspettato... un passino in avanti in questo senso. Ma fichi, io quello voglio sapere, però dai. Sì, infatti, cioè. Stanno aspettando la cena a domicilio. Io quando mangio mi ritorno al sorriso. Pensa che avete litigato tutte le volte che state mangiando. Ma Alex sembra avere la testa da un'altra parte. Come sta pensando? Si è rotto il cazzo. C'è qualcosa che rapisce la sua attenzione. La vicina di casa. No, sta pensando a quello che è oggi, forse. Del pranzo col padre. Questo c'è Italia. Partita. Ah, partita. Minchia, lui.
Proprio sveglio, però, Tu sei proprio malato comunque, calcio. Non lo sapevo bene. Oh, ma tu sei andata una settimana a Dubai, potrò vedermi una cazzo di partita la sera. Ma sto rompendo il cazzo, lei? La pazzia, questa è una follia. No, quella della Macedonia. No, no! Quella partita lì! L'esclusione dal mondiale! No! E che cosa vuol dire? Abbiamo perso sta partita qua, l'Italia non va ai mondiali per sta partita. Il maschio che mette al primo posto la partita di calcio, ecco. Forse questa è una cosa più che mi allontana. Sì, ma che cazzo vuol dire? Ma anche questo discorso non ha senso. Ma che cazzo vuol dire mettere al primo posto il calcio? Che non lo stava facendo. Ma guardate una partita insieme. Ma che cazzo vuol dire? Ma poi anche se non la vuoi guardare, cioè a me non me ne frega un cazzo del calcio. Ma se a te interessa il calcio, ma guardati la partita, ci vediamo dopo, ma io no? Ma te ti sei fatto i cazzi tuoi una settimana e stai rompendo le palle perché vuole vedersi la partita. Che tra l'altro sappiamo adesso che non è una partita di merda. Era uno spareggio che se vincerà la finale, se perdi vai a casa. Ma perché i primari non guardano le partite, vanno a giocare a polo. La complicità che c'era a Creta era completamente diversa da oggi, perché lì a Creta eravamo solo io e lui, il mare, pure che pioveva, però... E qua c'è lui, lei... Mancini, Immobile, ce n'è, minchia. Il basico. Maschio che domenica, basico. Che la domenica, il centro commerciale può andare con un'amica, se perché io... Ma io non vado al centro commerciale la domenica, sì, io non faccio queste cose che fanno le persone... Ah, perché la domenica le piaceva. Ordinarie. Base. Dillo! Dillo! Le persone... Ah, perché la domenica le piaceva, medie. Medie. Scala so... La bassa società! La base della piramide! Ciao, poveri! A me non mi piace la domenica andare al centro commerciale. Ma domenica... E questo ci sta. Sì. Ma non vuol dire che ci vanno le persone medie, esatto, al centro commerciale. Esatto. Cioè, è proprio diverso, capito? Sì, plebei. Ridatemi Santa. Dov'è Santa? Rivolgo Santa! Ah, è vero che rimane in mutande. L'abbiamo visto nella scorsa puntata. Facci vedere in tutta la tua bellezza. Vabbè, è stato un piacere. Ciaone. Sono spogliarello e poi... Non è finita come voleva lui, mi sa, Ciao. C'è Gianni, hai visto amore? Perché è tanto più bello avere la sicurezza di rintanarmi con lui. È la verità. Boh, niente, innamorata. Attendono la fine dell'esperimento proprio come lo avevano iniziato, stretti in un dolce abbraccio. Carini. Alex e Michela invece hanno deciso di prendersi del tempo da soli per decidere. Oh. Ancora? Quanto dura? 4 settimane l'esperimento? Sono stati insieme 3 giorni. Michele e Solange hanno un'importante missione da compiere: depennare l'ultima voce del manuale di sopravvivenza. Però la madre non sa ancora un cazzo. Noi depenniamo. Facciamo le liste. Però nel frattempo. L'hanno caccato sulla giacca? Porta fortuna. No, ma adesso che me la stai spalmando tutta. E che cazzo vuoi fare? E via, toxoplasmosi. Lo spunto della to-do list. Fa-la. Quando è che posso stare un po' tranquillo? Esercizio. La dissociazione. È l'unica. Dissociarsi è l'unica da me stesso. Ci siamo. Momento della scelta. Buongiorno Michele. Buongiorno Michi. Sentivo i passi. Come va, Solange? Ah, oddio, li vedo un po' distaccati lei. C'è anche un qualcosa di molto importante per noi. Cazzo, mi è venuto in mente adesso. Gliel'hanno detto e la mamma ha risposto positivamente alla cosa. Ieri sera ho portato Michele a casa. Cioè, vabbè, non c'erano più giorni disponibili. Mamma, ho conosciuto una persona. Ah, siamo sposati. Come? Dopo un primo momento di tensione durato quanto? È durato un'oretta. No, mezz'oretta, dai. Ti arriva a casa tua figlia. Lui è mio marito. No, ma neanche puoi dire sono scappata a Las Vegas ieri, l'ho conosciuto e me l'ho sposato. È da un mese che siamo sposati. Sì. Cioè, tu non hai aspettato una settimana. Tu sei venuta a dirmelo solo perché dovevi fare la scelta il giorno dopo. Sì, gliel'abbiamo detto insieme perché volevo rendere un attimo papà più vulnerabile. Sua madre aveva appena fatto il caffè, l'aveva già appoggiato sul tavolo. Sì. E ha dovuto attaccarsi un holter perché comunque doveva essere controllato. Che botta deve essere. Il fatto che tu ti sia sentita di dirlo è decisamente interessante. Cosa ti ha spinto? Il tempo che scorre! Ho preso la palla al balzo e ho detto basta, tu stasera vieni a casa mia. Palesemente un no comunque. Sì, per forza. Sì, palese no. Cioè, siamo riusciti a sbagliarla in pieno. Solange, cosa vuoi fare di questa esperienza? Io scelgo di stare con lui. Assolutamente voglio continuare questo percorso. Cioè, ti hanno fatto adesso che... Adesso mi arrabbio però se si lasciano.
Caccadraste? No. Sicuro, scritto. E invece stanno ancora insieme, li avremo ospiti e diremo: noi abbiamo sempre creduto in voi, ragazzi. No, vaffanculo. Lo abbiamo sempre detto che voi eravate fatti l'uno per l'altra. Rifarei tutto uguale. Con te però. Senza il rischio di trovare qualcun altro. Sono orgoglioso del vostro percorso. Ma l'hanno fatto l'amore o sì o no? Dai, io voglio sapere. Mi sono presa dei giorni per stare da sola e metà giorni del percorso che dovete fare ti sei presa, vedi un po' te. Per me i miei spazi e i suoi spazi sono importanti, quindi è stato anche un bene sapere che lei c'è, ma fare una vita, diciamo, anche senza lei. Ma lui se dice sì, veramente, però no, mi cade per te. Lui magari dirà sì solo per il percorso che ha fatto, essere coerente con quello che ha provato. Sì. C'è un miglioramento, no? In atto, nei rapporti. Io sono venuta qua. Ma perché lei è sfocata? Ma che cazzo è sta inquadratura? Sposarmi per avere l'abito bianco, per andare all'altare. Quindi comunque il mio approccio è stato molto individuale. Poi quando sono andata all'altare... È totalmente fuori fuoco. È totalmente fuori posto. Che mi accoglieva sempre di più, nonostante io provocavo, andavo sulla difensiva. E lì ho gettato le armi. E quindi ho iniziato a creare il noi. Ma magari le avessi gettate. Ho gettato le armi e ho iniziato a creare il noi. Ma dicendogli che lui è un inferiore. Cosa cazzo ho visto io? Ho sbagliato, non ho visto, ho sbagliato io. Abbiamo guardato un altro programma. Abbiamo guardato un'altra cosa, perché... Posso sapere in che modo hai gettato le armi? Ma per quello sei il nostro cazzo di eroe, brava! Quanto lo amo, sto uomo! Tu ci leggi l'anima, tu ci leggi dentro e dici le stesse cose! Cazzo, mi fai sentire un laureato quando ti ascolto! Che ammirazione! Vuol dire che qualcosa ho imparato! Posso sapere in che modo hai gettato le armi a creare il noi tu? Ah, la pausa qui, eh? Cioè, dentro di me ho detto: guarda, Michela, che non ti devi proteggere, non difendere da nessuno. Allora lì si è creato il legame tra me e lui. Bellissimo. E vorrei capire in maniera concreta tu cosa hai fatto. Benissimo. Allora, qua abbiamo la certezza che loro guardano tutto quello che succede. L'unica parola che li ha ascoltato dei tre esperti sono state: lui è un pungible. Esatto. E ha attuato per tutto l'esperimento questa cosa di lanciare cose addosso a lui, e lui, essendo un buono, se le ha pigliate, se le pigliate tutte. Mi sono disarmata. Hai stabilito. Come, interiormente a fare la guerra. Come ha disarmato lui? Come gliel'hai comunicato? Oh, lei non capisce, sono tutte frecciatine. Ci sarà stato un momento in cui tu hai fatto qualche cosa? Oppure avete fatto qualche cosa insieme? Oh, Robè, io voglio un uomo. Robè, no. Qual è stato quello momento? Che ora ci sorprende. Tira fuori. Secondo me è stato quello momento. Oh, Robè, io voglio un uomo. Che ha fatto sì che a quel punto la relazione si solidificasse, si unisse, cambiasse strada. Ma veramente ce ne sono tanti di momenti, non... Ah sì? Sì, ok, dimmene sì, uno. Ma dilli. Dimmene uno. Tipo quale? Madonna. Guarda lei, guarda lei. È quello che... Oh, lei comunque sta solo... Non ha capito che ne Pavaretto le stava cercando di... bellissimo dire... di momento, ero sotto il Burj... Il Burj Khalifa. È stato un momento bellissimo, il Burj Khalifa. Sì, ma lui dov'era? Non chiedere aiuto! Devi saperlo tu! Sono chiesto a te. L'ho messo all'angolo. Non ce n'è! Oddio, non... Non me ne viene in mente neanche uno. Tanto quale? Uno. Due. Non ce n'è. Non ce n'è, zio. Non li sai perché non ce ne sono. Secondo me in questa esperienza, per come sono fatta io, lui ha trovato proprio la chiave giusta. Se no io non ci sarei mai riuscita. Però noi ci siamo subito fidati l'uno dell'altra, subito. Cioè io all'inizio ho detto: non è il mio tipo, subito. Ma le hanno detto di dire di sì. Le hanno detto di dire di sì, sta preparando il sì. Perché non è vero, non sta... A questo discorso ci può anche stare se percorso... siete amici, basta, cioè... No, dai, no, no, dice no, dice no. No, dai, non voglio credere che non sia coerente, dica sì. Ma invece dai, che secondo me sai che qua sta preparando per un... Sarà il no nelle poi, ma qua si sta preparando per dire un sì, sì. Perché sta me dicendo cose che non sono successe. Beh, se dice lei sì e lui no, io potrei impazzire. Potrei volare nei miei perspettivi. Miglior stagione di sé. Sempre. Baumgartner che no, si butta con il coso. Sto male. Quello della Red Bull, della stratosfera. Cazzo, sarebbe bello questa veste. Se tu ti... Se ti butti... Sei così mentre voli giù. Praticamente ti lavi la sei faccia. Sei così, no? Ti lavi la faccia continua. Aspetta che non si vede bene. Questa. Così. Sei così, no? Che ci... Ma sei... basta, Rale! E sei...
Però come l'ho guardato negli occhi ho detto... Lo sguardo di Alex proprio... Si vede, no? Si vede. Lo sappiamo. Si vede. Mi hai dato un assist meraviglioso. Eccola là. Minchia, Favaretto la vuole distruggere. Il vostro primo incontro. Minchia, glielo sbatte proprio così, eh. Minchia, proprio con la J, Alessia. Proprio con la J. Bugiarda. Oddio. Oddio mio, già è basso. Oddio. È coatto. È coatto. È coatto. Lui non l'ha mai vista queste cose. Eh no. Però lei, comunque, sono cose che gli ha detto in faccia. Nel senso, non sono cose che non ha mai detto, dai. Su quello gliene dobbiamo dare atto, è stata sincera da sempre. Ma senti, questa sorta, scusami, vado su... Io sono curioso di... Vai, Andrea, tanto mi stai a massacrare. Almeno se ne è accorto adesso. Il loro così. Ma c'è molto amore nel mio massacro, sai? È sempre un'impressione, perdonami se ti ho dato l'idea di massacrarti, ma non è così. Beh, adesso... Ma allora... Nel senso... L'abbiamo avuta un po' tutti, che poi... Sia giusto o sbagliato... No, che sia giusto lo sappiamo. Ma se foste a parti invertite, ci sarebbe lo stesso il problema? Allora, il problema è stato iniziale. Ad oggi il problema penso che sia abbastanza superato. Sì, sì, sì. Allora, raga, no, allora, raga, io non ci sto. E ma se... 3 giorni fa no. Facevo i discorsi con No, ma quanto è passato? Allora, da... ascolta, io non ci sto. Dice sì, io non lo guardo dal più. Col... Basta. Ma aspetta, dal pranzo col padre a questo sono passati 3 giorni. Non ne voglio più sapere. Ha vinto all'otto lui. Ora ci spiegano tutto. Enrico! Ha aperto un'attività. Non lo sappiamo. Alla fine di questo percorso anche una sua volontà nel dire guarda che voglio arrivare lì. Io sto qui, ma io comunque ci voglio arrivare lì. Sicuramente io lo sosterrò in questo, da amica, da moglie, da fidanzata. Va bene. No, raga. Ma che cazzo è successo? Ma in questo, cioè, no, no. Poi io vabbè, ma in questo sguardo vedo... E quando ti, cioè, non ti piacciono le carote, te le sei mangiate per forza, capito? Alex, cosa vuoi fare? Vuoi rimanere sposato o vuoi divorziare? Che famo? Famo strano. Io vorrei rimanere sposato. Ma era scontato. Ma sì, ma dove te ne vai? No, no, aspetta, Matt, vieni qua. Devi alzarti adesso. Vieni qua, perché sta succedendo un'altra cosa. Rimango in piedi. No, schiaccia, perché succede? Guarda, rimango qua. Guarda, c'è il sì di lei. No, io ho deciso di continuare questo percorso con lui. Ma che cazzo. Te l'ha preparato. Ha parlato proprio come una che... Cioè, il sì... Comunque ho vinto io. Cazzo, hai vinto tu? Hai detto 3 no all'inizio. E subito dopo, appena è partita la puntata, che ho visto. Vabbè, diciamo cosa cazzo. Allora, vabbè, sì. Diciamo cosa cazzo detto, vogliamo. Te l'ho detto che non ci avevo pensato. Non credo che ci sia qualcosa lì dentro. Vuoi immortalare questo momento? Ma c'era, ma ho fatto una faccia di merda. No, sono senza parole, perché non ha totalmente senso. Per come è andata oggi la puntata? No, ma per come è andato tutto, no, non aspetta, ha totalmente no. senso. Per come è andato il programma non ha totalmente senso, per come è andata la puntata di oggi ha completamente senso. È tutta un'altra cosa rispetto sì, a quello che abbiamo visto? Maestra, sì. Dire che mi hanno letteralmente stupito. Ma per forza, Fava, ma perché tu hai un intelletto superiore alla media e capisci che c'è qualcosa che non torna. Uno di noi. Cioè... E Fava è uno di noi. Siamo rimasti tutti un po' sorpresi. Cioè, guardate quanto siamo sorpresi. Cioè, loro tre sono come noi tre. Ma io perché? Ma perché non pensavo ci fosse la... Ma io perché? No, non pensavo. Ma fa il polipone. Qui è pure il bacio. Ma cosa sto guardando? Sono piacevolmente stupito. Però lei ha la faccia da no, raga. Ma sì, lei ha proprio quegli occhi da dire mo. E mo come me ne no, esco. No, oh, mo. Ragazzi, ci vediamo tra un mese con le poi, Sta arrivando, raga! Arriva, è lui verso l'ultima puntata! Un mesetto arriva sulla terra!